Sì, probabilmente proprio questo sarà un oggetto che potrà rivoluzionare il modo in cui concepiamo lo spazio intorno a noi. Vediamo quindi insieme alcune caratteristiche di quello che sarà il prossimo progetto della casa Apple, della mela morsicata, e vediamo come effettivamente la realtà virtuale può cambiare la nostra prospettiva del mondo che ci circonda. Apple sembrerebbe che stia lavorando su alcuni dispositivi indossabili, gli occhiali nello specifico, che possano aumentare o migliorare la nostra realtà nel quotidiano. Vediamo quindi quali potrebbero essere alcune applicazioni, ma prima di far questo, concentriamoci su alcune distinzioni importanti da fare prima di addentrarci in questo argomento. Molto spesso c'è tanta confusione in merito a realtà aumentata o realtà virtuale, e questa tecnologia viene sempre più spesso diffusa ad applicazioni o a contenuti di ogni tipo anche all'interno dei nostri smartphone. Innanzitutto c'è da dire che la realtà aumentata e la realtà virtuale sono progetti sulla quale le maggiori aziende stanno lavorando da tantissimo tempo, non è una cosa prettamente recente, ma ora sembra che possiamo iniziare a intravedere la tecnologia giusta per fare in modo che questa venga integrata completamente nella nostra vita. Non dobbiamo però confondere la realtà aumentata con la realtà virtuale. Sì, perché la realtà virtuale presuppone di voler cambiare il mondo che ci circonda catapultandoci in un'ambientazione o dandoci sensazioni che non stiamo vivendo in quel momento. Molto spesso si aiuta attraverso uno schermo o un visore che ci dà la percezione di essere in un posto dove effettivamente non siamo e integra delle sensazioni esterne che ci aiutano a simulare quella realtà. Pensate che il primo visore di realtà virtuale, se così lo vogliamo chiamare, venne progettato e realizzato nel 1968. Era qualcosa di enorme, grosso e pesante, al punto che per essere utilizzato doveva essere appeso e ancorato al soffitto della stanza. Proprio per questo, infatti, prese il nome della spada di Damocle. Ma oggi, ovviamente, quando parliamo di visori di realtà virtuale, immaginiamo qualcosa di molto più snello, molto più comodo da utilizzare. E infatti molte case oggi hanno realizzato prodotti di questo tipo. Ma oggi vogliamo invece concentrarci su quella che è la realtà aumentata. A differenza della realtà virtuale che cerca di catapultarci in un mondo differente, la realtà aumentata ha lo scopo proprio di arricchire quella che è la realtà che noi vediamo con i nostri occhi. Quindi la realtà aumentata consiste in una interazione tra la realtà e la tecnologia. Un modo di vedere diverso il mondo che ci circonda, un qualcosa di arricchito, qualcosa che ci dà un vantaggio nel riuscire a individuare aspetti intorno a noi che forse non riusciamo a percepire semplicemente ad occhio nudo. La realtà aumentata quindi ci dà l'opportunità di rivoluzionare quello che è il nostro concetto di visione, una visione non soltanto analogica, ma mischiata in modo davvero eccezionale con una visione digitale che potremmo avere di quello che ci circonda. Ovviamente le applicazioni riguardanti la realtà aumentata sono quasi infinite. Tutti noi siamo ormai abituati in un qualche modo a interagire con la realtà aumentata. Ad esempio attraverso i filtri dei più comuni social possiamo effettivamente in diretta vedere come applicando le orecchie da gatto, da cane o un trucco piuttosto che qualunque altro effetto possiamo vedere il risultato in live di quello che sta succedendo. Ecco, la logica dietro la realtà aumentata è proprio questa, ma da questi concetti parte qualcosa di eccezionale, cioè un modo di concepire la realtà completamente diverso. Facciamo alcuni esempi per capire il concetto. Immaginatevi un paio di occhiali che vi permetta di andare in un negozio e soltanto visionando, guardando un prodotto potete effettivamente comprenderne le caratteristiche, perché in sovraimpressione potrete avere la possibilità di apprezzare ad esempio i materiali con la quale quell'oggetto è stato fatto, oppure potete visionare direttamente il prezzo di quel prodotto, oppure immaginiamoci di entrare in un negozio e voler capire se un certo abito o un certo paio di scarpe, un cappellino, una giacca ci sta bene oppure no. Potremmo con la realtà aumentata fare in modo di visionare quel capo di abbigliamento e vedercelo indosso, magari attraverso uno specchio. O immaginate l'applicazione che potrebbero avere questi occhiali per darci indicazioni stradali, magari per trovare una strada, per trovare un negozio, per trovare il distributore più vicino,
o forse per aiutarci in caso di emergenza. Magari c'è un pedone che sta attraversando, noi stiamo guidando e non l'abbiamo visto. Questi occhiali attraverso l'intelligenza artificiale potrebbero avvisarci. Oppure immaginate in campo medico come questi occhiali potrebbero rivoluzionare l'interazione tra dottore e paziente. Immaginatevi una situazione in cui il medico entra in una camera di ospedale e senza dover leggere per forza la cartella clinica riesce a vedere i parametri del paziente in sovrimpressione. Sicuramente sarà un grande risparmio di tempo e questa cosa potrà dare soltanto spazio a tantissime altre applicazioni pratiche. Oppure immaginiamoci di entrare in un ristorante e poter scegliere dal menù quello che è il piatto che preferiamo direttamente vedendolo davanti a noi e potendo vedere un'anteprima del prodotto che ci arriverà. Sicuramente sarà davvero interessante come le attività private o pubbliche potranno implementare questa realtà. Le applicazioni quindi sarebbero infinite. Si potrebbe pensare anche ad andare a comprare in un negozio di alimentari e senza dover leggere ogni volta le etichette, in sovrimpressione possiamo notare quelli che sono i valori nutrizionali, forse la scadenza, la provenienza del cibo che stiamo acquistando. Sono soltanto alcuni però degli aspetti che si potrebbero utilizzare attraverso questi dispositivi. Diciamo che l'unico limite che questi dispositivi hanno è la fantasia umana, perché l'applicazione pratica che si può avere e il vantaggio pratico che si può ottenere da una tecnologia di questo tipo è quasi infinita. Ecco, un'implementazione che mi piacerebbe vedere, ad esempio, è quella che mi suggerisce il nome e magari anche il cognome della persona che sto incontrando, che magari non rivedo da tanto tempo, così da evitare di fare figuracce ogni volta che la saluto. In ambito commerciale ci sono soltanto alcuni prototipi che al giorno d'oggi si stanno avvicinando a quest'idea, ma ovviamente sono ancora ben lontani da poter fornire un'esperienza completa e un'esperienza del tutto soddisfacente. Voi cosa ne pensate? Pensate che questa tecnologia potrà effettivamente migliorare il nostro modo di approcciarci con il mondo esterno, oppure lo vedete come qualcosa di negativo che potrebbe invece crearci un pericolo se sviluppata in maniera sbagliata? Beh, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, così da poter avere uno scambio di opinioni. Io spero comunque che sia stato interessante questo video anche per questa puntata. Vi esorto sempre, come al solito, a iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e ci vediamo in un prossimo video.